Ciao ragazze, buongiorno. È sabato mattina e sono le 10:30 e siamo qua a vedere List Side Gallery, che io, cioè, non avrei mai notato. Sapete che io non sono molto, diciamo, non sono molto donna di... Devo rifarmi il coso. Non sono molto donna di d'arte, però abbiamo preso il tè da sport che scotta come che, cioè scotta tantissimo, non si vede nulla, devo alzare la luminosità. E adesso siamo qua, andiamo, vi faccio vedere un po' questo muro est e poi andremo ancora a fare un girettino. Oggi per pranzo facciamo cibo vietnamita o vietnamese, vabbè, vietnamita. Andiamo nel ristorante un ristorante del Vietnam, vabbè, non sono capace di parlare. Comunque vi faccio vedere questo muro con tutti i murales. Ragazze, il tè è pronto, più che altro non riesco a berlo perché scotta tantissimo. Ah, eccolo qua, East Side Gallery. East Side Gallery. Ovviamente gli dovevano far su tutte le cose. E questa è la muraglia cinese, magari. La muraglia, insomma, boh, io non la trovo così, non la trovo così fascinosa. Comunque, boh, non, cioè, mi sembra un muro qualsiasi. Cioè, nel senso, boh, ho dipinto il muro della vergogna affinché la libertà non sia più vergogna. Questo popolo ha scelto la luce dopo anni di inferno dantesco. Sì, no, vabbè, cioè, io ci sta per tutto il significato, diciamo, che sta dietro, però questi murales qua li trovo veramente poco, poco belli, li trovo più che altro un po', cioè, li trovo brutti, non so come spiegarvi, non sono molto artistici, e poi soprattutto la gente che ci scrive dentro, le stupidate, mi dà proprio fastidio, perché i murales sono belli, quelli che ci sono qui a Berlino, sono belli quelli, insomma, artistici, però, boh, la gente che ci scrive sopra, secondo me, è proprio ignorante. È proprio ignorante, ignorante, ignorante. Vabbè, continuiamo. Praticamente la via fino in fondo. Hello! Vabbè, io attiro tutti i casi più disparati, anche ieri. Ha detto Cosa? Nice? Io nice? Ah, nice hair! Ah, vabbè, io che ne so, cioè parlatemi in italiano, cavolo. Nice hair. Io abito here, tipo qui, vabbè, cioè l'inglese è facilmente come. Cioè, questo per esempio mi piace già molto di più, molto bello. Comunque, questo è il famoso muro di Berlino, cioè una parte, insomma. Questi già mi piacciono di più e non sono stati, diciamo, intaccati dall'ignoranza umana, e questo è un bene. Però, diciamo che tutto quello, la parte che c'è di là è veramente brutta, cioè, sono quelli che ci sono nelle stazioni. Questo è molto bello. E anche quelli sono. Questi mi piacciono tantissimo, difatti farò una foto proprio qua. Ragazze, avanziamo. Space Magic. No, spero di non ricevere critiche per i miei commenti, ma i miei commenti sono molto spontanei, quelli che farebbe ognuna di voi senza filtro, insomma. Cioè, un po' di filtro ce l'ho, però poco. Nel senso, sono cose proprio che vi dico, che carino anche questo. Con gli animali, sono cose che vi dico molto, molto naturalmente, senza pensarci più di tanto. Questo è molto interessante, carino. Mi piacciono, non so, ci sono i bambini di tutte le etnie, con gli animali, insomma. Interessante. Posso arrivarci anch'io sul significato. E mi piace il fatto che abbiano messo gli animali. Ecco Zalando, da dove arrivano tutte le vostre le vostre scarpe. No, vabbè, lo so che sono problematica, però io sono attratta da queste cose. Cioè, io in città andrei solo per girare negozi, mercati, è la mia passione, è il mio mestiere, quindi perdonatemi, ma non sono molto. Bello anche questo è un po' inquietante. Molto bello però. E poi giù di lì avanzando. Praticamente ve lo sto mostrando tutto, non vi farò vedere proprio tutto. Che bello questo! Anche questo mi piace tanto. È solo all'inizio che fanno schifo, perché hanno tutte le scritte. Questo mi piace tantissimo. Boh, con questa donna, a parte le scritte maledette della gente ignorantissima, molto inquietante questa parte. Bellissima la foresta verde. Se avessi i capelli verdi, era subito fatta. E poi ricomincia con questi spazi vuoti.
con la gente. Cioè, io non imbratterei mai una cosa così storica di questa importanza, però purtroppo c'è gente veramente ignorante nel mondo, quindi questo non ve lo faccio vedere perché fa cagare, meglio Zalando. La ragazza, non so, sembra che ci sia fila per andare non si sa dove, giù là, un sacco di gente, boh. La terra, the world, the big Kremlin swine. Bello anche questo, un po' astratto, un po' in stile... Sta facendo tutti la foto a quello lì. Quale? Ah, figurati. Strano anche questo. Bello anche questo. Ah. Molto bello. Bello, mi piace tanto anche questo. Il bacio dei politici, attrazione super fantastica perché sono qua tutti a fotografarla. Un po' inquietante. Bellissimo. La pace. Bravissimo quel signore. Adesso gli lasceremo l'offerta, la prima offerta che lascio a Berlino, perché veramente lui è bravo, mi piace. E poi sta bene la musichetta così, stile... Hello! Sì, vabbè. Tokyo! No, vabbè. No. Ci sei in fotografia? No. Carino anche il... Basta, mi è finito per fortuna. Poverina, va giù solo 2 euro la signora. Vabbè, magari ora di sera. Ok. Non sono una che ama dare le offerte. Io le offerte modestamente, sinceramente, le do solo per scopo benefico animali. Perché, vabbè, le persone, c'è già tanta gente che lo fa. Però, vabbè, questa signora era carino, quindi l'ho fatta la mia offertina. Carino anche qua, molto... Ah, guardate lì i giapponesi e coreani. Ah, non capisci qua? Devi solo non essere razzista. No, giapponesi e coreani? No, sono razzista, non capisco veramente la differenza. Devi dire asiatico. Questo qua è il nuovo baule della Veronica, versione maschile, con nonchalance. Vabbè, scherzo, cioè, pazzesco. Adesso gli dico, follow il baule della Veronica. Sto degenerando in questo... No, cosa colpisce in bocca, vi prego. Cosa ho visto? No, l'ha mangiato, l'ha scannato. Oddio, sta mangiando un pesce. Non so se l'ha ripreso. Assassina di pesci. Ce l'aveva, era grosso, ce l'aveva in bocca. Beh, io sapete che vado matta per gli animali, quindi è natura, si sta solo cibando. Invece noi potremmo anche evitare di cibarci con certe cose. Ragazze, il set fotografico dei due ragazzi continua, fanno veramente simpatia, sono bravi. E fa ridere questa cosa perché sono andata all'ultima a casa mia, non sono abituati alle foto, sono andata praticamente in pista ciclabile col cavalletto a farmi 2 foto, cioè veramente tutti i vecchi che passavano mi facevano commenti, ah, ti fa la foto da sola, sì, io fotografo il paesaggio, sì, con tipo tacco a spillo rosso, potete immaginare, tacco a spillo rosso, qui Sard col tacco, beh, sto facendo... Selfie nel... Dov'è che sei? Ok, lì. Ok. Ah, guarda, fanno un sacco di foto, Modelli. Guarda come cammina con nonchalance. Impariamo l'arte e mettiamolo da parte. Mercedes-Benz. Facciamo un po' di spot. Ragazze, ho trovato il mio posto per fare le foto. Qui praticamente si rispecchia un sacco con i miei capelli, praticamente. Invece ci saranno delle comparsate. Guarda quella che foto che fa. Quindi io non sono così spigliata e... Cioè, sono un po' più timida, dai. Siamo delle foto decenti. No, le foto me le fai con la macchina fotografica.
brand? Per re. A caso. Ragazze, è bellissimo questo con Batman e mi piace ancora di più quell'altro qua, questo qua, super bello, non so quanti figli hanno questi, tra l'altro sono vecchissimi, saranno i nonni, no, penso che sia tutta la generazione, vabbè. Vedi che è la generazione? Sì, lo so, forte, 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 forte. Lì con Batman e Robin, potevi farmi la foto però, con Batman e il Joker, con i capelli blu. Mezzo busto, Bravo. Meglio. Perché mi ha un sacco di tempo. Eccoci arrivate tipo in centro, sia Primark, non so se ve l'ho fatto vedere prima al centro con la ieri, adesso praticamente cercheremo un ristorante del Vietnam, mettiamola così, così siamo all'Alexanderplatz, un ristorante appunto per poter assaggiare questa cucina che non ho mai assaggiato, tra l'altro, cioè vedete il degrado per terra, cioè le strade sono sporchissime purtroppo. Boh, sarà per i barboni, non lo so, però poi non ci sono strisce pedonali quasi da nessuna parte in centro, ognuno attraversa dove vuole. Anche questa è una cosa che ho notato, stranissima, vabbè. Poi per il resto è molto carino, Five Guys appunto, come sono stata ieri a pranzo ve lo consiglio. Poi la sera non ho vloggato perché ero troppo stanca, ma siamo andate a dormire prestissimo, tipo alle 11. Altro di che andare in discoteca ai ragazzi dello zoo di Berlino. Alle 11 eravamo a dormire, doccificate, profumate, pigiamate. E ci siamo alzate, vabbè, 8:30, alle 8. Però avevamo bisogno di recuperare un po' il sonno perché la partenza effettivamente è stata prestissimo. Io sono abituata a fare le mie ore di sonno, almeno 7 ore devo dormire per essere fresca e presente. Qui appunto c'è galleria. Vabbè, questa è la piazza, diciamo, la faccio vedere, ok. E boh, adesso penso che cercheremo questo ristorante del Vietnam per andare a assaggiare questi cibi e ovviamente vi farò il vlog, perché il kebab non l'ho vloggato, ma in realtà il kebab lo mangio sempre anche da me, è solo da poco che mangio il kebab, però mi piace molto. Quando voglio una soluzione, diciamo, economica, veloce, buona, perché ci sono dentro tutte le verdurine. Era molto buona anche qua, le verdure molto fresche, molto croccanti, un panino un po' più grande, infatti l'ho avanzato. Invece dove vado di solito, nei miei, dalle mie parti, c'è un posto che mi piace molto e c'è anche la tesserina, infatti quando tornerò ne avrò uno gratis, quello lo mangio tutto perché è un po' più piccolino, però amo le verdure quelle croccanti, insomma fresche, mischiate con la loro carne. Non mi ha sempre fatto impressione mangiare il kebab, però boh, mi sono un po' aperta di mente. Vi faccio vedere... Ah niente, eccoli il monumento della piazza e... Bonk, basta. Penso di avervi fatto vedere tutto. Un giro veloce! Ok. Ragazze, abbiamo raggiunto questo ristorante vietnamese. Vietnam di Hanoi, molto carino, tra l'altro tutto così con soffuso, tavoletti così, insomma faccio proprio il disegno sul muro, la cartina geografica e quello è il bancone con le cose tutte a vista, molto carino, molto raccolto, una bella atmosfera, speriamo che sia buono anche il cibo, la prima volta che lo provo, vi saprò dire. Questo è il menù, tutto scritto strano. La cucina vietnamese della mamma. Ristorante Madami. Vi farò vedere i piatti man mano che arrivano. Okay, mango. Okay. And one small water.
and one small coke. Thank you. What can we gas or without gas? Without gas. Ragazze, sono arrivate le pietanze. Non chiedetemi che cos'è. Chicken con pollo, cioè chicken con pollo, sì. Pollo con riso e pollo con noodles. Boh, a vederle così non mi ispirano granché. Non so. Boh, poi vabbè, dobbiamo mangiare con le bacchette, io non sono capace, perfetto. Però dai, assaggiamo e vedremo come sono. Allora, ragazze, la cucina vietnamita promossa. Sì, dai, devo dire, una roba particolare rispetto a quello che siamo solite, almeno nelle mie parti in Italia, si è soliti non mangiare questa roba così mixata. La salsina che c'era sotto era molto interessante perché era fatta di mango, e lo stetto, vedete come è rimasto bene, mango, curry e o cocco, qualcosa del genere. Eh sì, non era malaccio. Le verdure, riso basmati, pollo, poi abbiamo assaggiato anche gli involtini, ci siamo un po' scambiate le cose del piatto, devo dire che sì, tutto sommato non è male, io poi non dico mai di no a provare cucine nuove, ovviamente ho avanzato quasi tutto nel piatto, ma semplicemente perché c'è tantissima roba, sembrano piatti micro, ma alla fine c'è dentro un sacco di roba, quindi non è che si può mangiare tutto dal piatto, però dai, tutto sommato... Speriamo anche che il conto non sia troppo salato, però abbiamo preso quello più degli involtini come antipasto, insomma. Vediamo alla fine quanto pagheremo, così vi faccio una recensione in caso. Però non è proprio il vietnamita puro, insomma, è un po' rivisitato come fanno di solito nelle città europee, come il sushi e tutte quelle cose lì. Comunque, dai, non male. Tra un po', forse, prima di andare via, torneremo da Starbucks a prendere qualcosa da sport. Anche se ho detto, non vado mai più da Starbucks, perché è il fra vanilla, praticamente. Era freddo, io pensavo effettivamente frappè, vabbè. Praticamente, molto 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 peggio di quello che del milkshake che vendono al McDonald's, che costa 1 euro, 5 euro buttati proprio. Era proprio latte col ghiaccio diluito. Una schifezza. Invece quello che ha preso mia sorella, che era il chai tea, il chai tea latte, quello era più buono, però c'hanno questi beveroni giganti che io ne bevo tipo tanto così e sono a posto. Però dai, magari torniamo a prendere quel tai chi latte lì, quel coso lì, insomma. Come si chiama? Quel chai tea. Adesso è uscito anche il sole, guardate. Adesso vi faccio vedere di là. Comunque ecco, poi in caso ve lo faccio vedere. Però a Starbucks proprio, ma stiamo scherzando? Ma perché la gente lascia i soldi a Starbucks? Io non riesco proprio a comprendere. Ragazze, siamo giunte a un bubble tea room, stanza del bubble tea. Non so se l'avete mai provato il bubble tea. A me non fa impazzire, più che altro cioè il tè è buono. Beh, questo è un po' caruccio. Però non mi fa impazzire le palline che salgono dalla cannuccia. L'ho provato a Milano, ma buah. Però il tè mi piace molto, l'ho provato anche alla fiera dell'artigianato. Adesso vi faccio vedere quello che ho scelto, il jasmine, ho tutto il rossetto tra i denti, il jasmine green tea. Speriamo che sia buono, guardate com'è carina la salettina, tutta con la vetrata, adesso vi faccio vedere. Praticamente, e là ci sono le scelte, c'è un sacco di tè da provare. Vediamo un po', io ho sempre le mie Dr. Martens, che poi per un po' non voglio più vedere, e nemmeno questo cappotto mi ha stancato a tenerlo su tutto il giorno. Ragazze, abbiamo preso il tè, allora, freddo, pensavo che fossero caldi, vabbè, sai come sto messa. Ma scusami, a Milano non erano caldi i tè? A Milano riesco a spiegarmi, qua non riesco. Tapioca, normal ice e 100% sugar. Questo quello che cos'è che hai preso? Un long tea for my sisters and for me, un maracuja tea, perché alla fine ha detto che il jasmine non c'era, con dentro coconut, topping change, on tapio, senza tapioca, normale ice, 100% sugar. Sentiamo com'è, assaggio in diretta, prima faccio foto per Instagram. Ragazze, ieri sera l'ho visto, ma non potevo non filmarvelo, questo Fun Factory dove vendono praticamente, vibratori, non so se si può, dove tra l'altro, ci sono, indovina, Roma,
Accento proprio accento romano. Comunque, parla. Ciao, come state? Seguite il baule della Veronica su Instagram. Baule della Veronica. Di che parla? Loro sono romani, giusto? Roma Nord o Roma Sud? Salutate le mie amiche romane. Siete su YouTube, vabbè, ormai vi ho immortalato. Roma di Roma Nord. No, lei è di Roma. Non lo so se di. Forse Roma Sud. Vabbè, allora va bene. Allora, voi siete quelli con la puzza sotto il naso di Roma Nord, giusto? No, sono quelli con. Voi siete Sud? Invece quelli di Roma Nord hanno la puzza. No, scherziamo, vogliamo bene a tutti i romani Nord, Sud. Soprattutto che usano. Soprattutto quelli che usano, esatto. In quel caso veniamo anche a nord. In quel caso. Da sud veniamo a nord. Ciao, buon proseguimento. Vabbè, entriamo a fare un giro, da che ci siamo. Ragazze, ormai io immortalo tutto, quindi. Hello! Non so, magari non si può neanche riprendere. Ragazze, sono stata ripresa dalla commessa, che per fortuna non parla italiano, perché mi ha detto di riprendere, ma di non far vedere le persone che ci sono a comprare i vibratori, perché è una cosa sconcia, però cioè sono alla luce proprio del giorno. E io ho detto, ma no, quelli erano consenzienti, i romani, vabbè, quindi mi metto qui. Comunque qua ci sono anche tipo tutte le coppette mestruali, se volete passare alla coppetta, io vorrei passare in effetti, perché mi voglio ambientalizzare più di quello che non sono già. E quindi vorrò, non capisco gli uomini cosa vengono qua per fare i regali, forse a meno che hanno una vita segreta sottostante. Comunque niente, dai, basta riprendere questi falli di gomma. Ragazze, sono senza parole. Comunque saluto gli amici di Roma Sud, saranno amici saranno conoscenti magari della mia amica Fabri, magari c'è il suo moroso. No, scherzo. Ciao Fabri, ti voglio bene. Adesso ho imparato sta cosa di Roma Nord e Roma Sud, praticamente lo dico sempre, ma mi guardano tutti male quando parlo di distinzioni probabilmente razziali. Comunque per fortuna che avete assistito all'importunamento in diretta. No, scherzo, non è un importunamento, però fuori da un negozio di vibratori puoi essere fermata a dirmi di non riprendere la gente. Cacchio, c'è la vetrina, cioè che passa. Io pensavo ieri, gli dicevo a mia sorella, ma cioè, boh, passa mio figlio. Mi dice, mamma, che cosa sono? Ah, guardiamoli, è food da Corea. Niente. Puoi provare? No, io sono piena. Si fa provare? No, andiamo, dai. No, non vogliamo cibo gratis, vogliamo pagare. Qua siamo finiti in uno street food interessantissimo. Buono l'odore. Sì, peccato che abbiamo mangiato quella roba lì. Uniqlo, non siamo entrati da Uniqlo. Entriamo a vedere Uniqlo. C'è anche a Milano. Street food. Uniqlo. 5 euro. Spremute, smoothie. Qua comunque i prezzi della roba da bere sono inferiori rispetto a quelli. Come si. Ah sì. È da sola. Vabbè, guarda che. Abbiamo conosciuto una ragazza cinese, coreana o giapponese, asiatica. Guarda che sei ripresa mentre dici le parolacce. Io non gli ho insegnato queste cose quando era piccola, queste parolacce non c'entro niente. Comunque vogliamo entrare da Uniqlo o Uniqlo? Uniqlo? Uniqlo. Comunque gli italiani si riconoscono da lontano 8 km, veramente. Ragazze, Uniqlo non fa per me, è troppo basic. Non pensavo che fosse così basic. Sto riprendendo me medesima, me stessa. No, usciamo, per favore, non voglio perdere tempo. Non mi piace. Allora guardiamo lo street style, basic. Ma sì, dai, tanto non possiamo comprare giubbini che non ci stanno. Ho trovato il regalo per Simone, che pensate che io sia tirchia. Invece gli ho preso un action figures, anzi due, con uno scatolone gigante che ci sta. Sì, che ci sta praticamente nello zaino a pelo. Abbiamo fatto la prova. Can I try? Abbiamo preso praticamente il trono di spade, il drago con Jon Snow, cioè due in uno, in offerta. Ovvio, devo cercare i saldi anche nei presenti. Però carino, cioè, dopo ve lo farò vedere. È lì tanto ora che vedrete il vlog, lui avrà già ricevuto il suo regalo. Non è un simbolo berlinese, però da noi
non ci sono tantissime action figures e era in offerta a 22,90 euro e da noi quelle, cioè solo quelle piccole costano 16 euro, quindi ci sta, costava poco secondo me. È un bel regalo, speriamo che sia contento. Voglio vedere se lui va in fare una vacanza, mi porta un presente. Adesso medito di regalargli un weekend per San Valentino da fare. Sì, adesso voglio viaggiare. Ormai mi sono presa bene. No, vabbè, l'hotel dove siamo andati, io ve lo consiglio, Gold Marie. E abbiamo speso una cavolata, io non pensavo di poter spendere così poco. Però è carino, cioè, merita. Ecco, 30 euro a testa abbiamo speso. 23 euro, ma io dicevo, ma come fanno a guadagnare? Cioè, tra la corrente, il riscaldamento, l'acqua, il sapone. Vabbè. Qua cos'è? Negozio fantastico di make-up. Poi, ah, MAC. Vabbè, sì, fantastico. Anche se in realtà poi tutto sommato le tinte labbra 25 euro, ma non meritano così tanto. Comunque questa è una via molto carina, adesso ve la faccio vedere. Ok, l'avete visto? Ormai sono una... Oh, che bello qua, cos'è? No? È una roba cinese. Guardate, questo posto mi piace, mi ispirava, allora volevo farvelo vedere. Boh, non so cos'è, una via un po' così, tutta coi murales. Vedete? Carina, con tutte le lucine. Ah, caffè, cinema, è vero? Bello? Carino? No, non siamo venute qua, Tutto con le scrittine così, carino da insomma da vedere, da visitare. Praticamente, dove l'ha trovato una youtuber che vi fa vedere così bene Berlino da tutte le angolazioni possibili e immaginabili? Adesso da parte, quindi seguite il canale del Baule della Veronica. Adesso mi sono fatta seguire da questi uomini, ma inutilmente. Questo è un negozio bellissimo che non vi ho fatto vedere. Ci siamo passati davanti anche qua. M&M, mi piace un sacco. Aspetta che vi faccio vedere gli animali. Questi animali qua di... Vedete che meraviglia? Bello! Mi sa che i prezzi però sono un po' altini. Almeno a vedere la boutique com'è fatta. Bella però. Adesso ve la faccio vedere. In futuro sarà così anche la mia. Bello il cappottino fucsia. In futuro sarà così anche la mia, bellissima. In futuro quando sarò a ricchanza, che buse. Cos'è? Sì. Ah ok, questo ve l'avevo già fatto vedere. Tucado. Però boh, al chiaro si vede meglio. C'è ancora il cappottino che aveva preso su tutta l'acqua ieri, che pioveva di rotto, non l'ha tolto, è ancora lì. Qua c'è Chanel Beauty, dove c'erano dentro tipo 8 commessi e 2 clienti, vabbè. Ci sta con quello che vendono le cose. Possono permettersi anche 10 commessi. E... il giardino che sono andate ieri. Ah, sì? Lo guardiamo anche al chiaro? No, vabbè, uguale. Ieri c'era buio, eh. Guardiamo. Riguardiamo alla luce del sole le cose. No, questo è veramente carino, piccolo giardino. Qua c'era la scalinata dove fare degli outfit principeschi. Cosa che non è. Cioè, ma vedete come sembro una donna che piace. Cioè, non sono io questa. Non sono io, non mi piace essere vestita così, anche se voi mi avete fatto i complimenti, guardate che meraviglia, facciamo lo zoom, bello, torniamo indietro, cioè voi mi avete fatto i complimenti, ma io vestita così non sono io, cioè questa non è la mia personalità, io non sono una donna così comoda, io sono una donna che prova fatica a essere vestita, sono una bamboletta, insomma a me piace essere agghindata, non mi piace essere così comfy. Dicevo, non sono una donna comfort, non amo il comfort, a me piace tribulare, avere mal di piedi, avere freddo, così non sono io, questa non sono io. Adesso andiamo da Mango che c'è il 70% qua. Uccido. Vabbè, comunque, mango.com, vabbè, fino al 70%, voglio dire che se c'è qualcosa al 70%, perché, boh, a Oreo non... Non hai mai messo i soldi al 70%? No, però Mango ora che fa il 70% da noi, vediamo se qua c'è il 70%, entriamo. Teniamo qua, apriamo, facciamo apri chiudi porta. Sono curiosa. Tra l'altro qua c'era una cam che volevo farvi vedere perché era troppo particolare. Era fatto, cioè non sembrava proprio cam se non fosse stato per l'insegna. Mi dirigo verso le scarpe perché io vado matta per le... Oh! Oddio! Che belli! Questi stivali qua bordeaux.
insomma li metto ai piedi perché sono stufa di avere scarpe comode. Dr. Martens, veramente comodi per viaggiare, anche questi mi piacciono, peccato per il tacchino. Gli Snake, vediamo quanto costano, speriamo che costino tanto. 29, no, non costano tanto. Vediamo questi qua, guarda se c'è. Passano in ecopelle, però sono belli. Saranno tutti piedoni. Non restano i piedi, secondo me qua gli arrivano solo piedoni. 41. E... oddio. 40, cioè stiamo scherzando. Non ho visto, non avessi visto un 37. 38, voglio piangere. Neanche di questi qua Snake marroni. Cioè sono tutti piedoni, giuro. Poi le donne hanno i piedi lunghi. No, che tristezza. Bello però, tutto per lungo praticamente, tutto allungato. Vabbè. Oh, ci sono delle gonnelline scontate. Magari se giro la cosa vedete anche voi. Abitini 19. Questa è una jumpsuit. Carini. Tra l'altro 29. Si vede che li hanno ribassati, non lo so, non si capisce niente. Poi in tedesco capisco ancora meno. Niente, purtroppo... cerchiamo ancora delle scarpette in saldo, ma se poi compro un paio di scarpe mia sorella mi uccide perché non abbiamo spazio per metterle. Vabbè, io parlo da sola, tanto non mi capisce nessuno quello che dico. Vado su a vedere sopra. Che palle che gli stivali non c'è. Adoro tutti questi tacchi. 19,90. E qua c'è il piedino, però secondo me 30, c'è pure un 36. Mannaggia, perché degli stivali no. Jeans che non ho assolutamente voglia di provare. Belli bijou. Che spettacolo questi. Belli. 7,90. C'è il 50. Ragazzi, era questa la cam che vi dicevo. Vedete che è molto particolare rispetto ai nostri soliti. Cioè, non sembra cam. Se non fosse perché, si sa, c'è anche il tavolino per sedersi, già buon caffè. Guardate che strano, che è molto bello però. Cioè, non sembra proprio, è stupendo. Adesso, anche le casse sono strane. Anche gli specchi, cioè che bellezza. Cioè, ditemi se questo sembra un H&M classico. No, direi di no. Adesso vediamo se ci sono i saldi. Però comunque anche fatto così, molto interessante. Ragazze, non potete capire, perfino la commessa si è congratulata per il prezzo, ma ho comprato un paio di stivali. Adesso mia sorella me le dirà dietro. Assistiamo alla sgrida, lo sgrido in diretta. Però, cioè... gli ho fatto i complimenti anche la commessa. Cioè, sembra mia mamma che mi sgrida. Boh. Praticamente c'erano gli stivali vera pelle dorati da 129 euro a 25 euro. Li lascio lì. Li non lo so, me li metto in quel posto, ma devo prenderli. Cioè, me li metterò, li infilerò su da qualche parte. Comunque, la commessa si è congratulata con me per il best price. Gli faccio, mi ha detto qualcosa in tedesco, non ho capito niente. Gli faccio, I don't understand. Che belli questi cagnolini liberi. E mi ha detto, oh, so crazy. Poi mi ha detto qualcosa tipo, sono belli. E io, sì, I am Italian, beautiful, best price. Ci siamo capite. Tanto che la borsina via. Cioè, sono troppo belli. Ma sì, ma me li metterò ai piedi. Lascio qua le Dr. Martens che mi frega. Ah. Vabbè, gli dico Isa, mai. No, non posso. Vabbè, li caccio nello zaino, non è che sono. Qua sembrano grossi perché sono in piedi. Ve li devo far vedere, ragazze. Vera pelle. Cioè, guardate, tutti d'oro. C'è una vita che li cercavo. 25 euro. Non posso non fare affari in quel di Berlino.
Ah, bellissima questa Cam. Poi le commesse gentili. Fuori una cassa strana, cioè non sembrava Cam. Vabbè, vabbè. Basta, adesso le sentirò su. Se non spengo la fotocamera, me le dice dietro. Vabbè, comunque in qualche modo le piuttosto lascio qua l'action figure. Vabbè, basta. Ragazze, ho dovuto rinunciare a questi tre vestiti per mettere nel bagaglio gli stivali. Vabbè, era un pigiami scrausi che ho comprato quando mia sorella lavorava nel negozio. E questo maglione che mi rincresce perché, vabbè, a parte che è una S, non è la mia taglia. Ma poi boh, si era un po' bucherellato perché aveva tipo delle, quello che avevo su ieri, aveva tipo delle spille con delle rose incastonate. Questi tre vestiti li devo buttare, cioè buttare. Aspetta, guarda, ci stanno anche queste cose, sto morendo. Sono pesante, mia. Dallo a me, facciamo cambio. No, questi qua. Boh, li darò, posso darli anche a qualche barbuto, non lo so, a qualche barbuto. No, vabbè, cioè nel senso li devo buttare. Non li darò all'umana. Ragazze, prima di criticarmi per aver buttato i miei vestiti, vi devo dire che ho ritrovato il senza tetto con il cagnolino piccolino che si mangiava il contentino, era troppo tenero, e ho donato a lui i vestiti, il mio pigiama caldissimo e il mio maglioncino super caldo per il cagnolino, perché era lì coperto con una misera copertina, era un cucciolotto, non so neanche perché li tengono, per farsi dare i soldi per altri motivi, però vabbè, speriamo che lo tratti bene così lo può coprire, quindi ho fatto una piccola opera di bene, dai. E gli ho dato anche una piccola offertina, anche se spero che non la utilizzi per la droga, perché vabbè, era proprio malmesso, poverino, si è acconciato male, poverino, poverino fino a un certo punto. Però il cagnolino attira, perché poi è arrivato un bambino e gli ha dato una borsa probabilmente con dentro il cibo per il cane, quindi sono già un po' tranquilla a sapere che questo cagnolino, insomma, come si suol dire, venga trattato bene da chi passa per strada, speriamo. Quindi ecco, non criticatemi che alla fine ho donato i miei vestiti per una buona causa e per farci stare anche gli stivali nella valigia. Vabbè, stivali, vera pelle, dorati, 25 euro. Ci fermano, non possiamo più tornare indietro, meglio andare verso l'aeroporto. Ormai abbiamo quasi finito, siamo qua in un centro commerciale. Voglio guardare i telefoni. In casino. Ah, qui? Sì. Vabbè, entriamo nel negozio. Noi facciamo tutto quello che non è da fare in questa zona qua. Comunque, come si suol dire, basta. Tra un po' è finita la nostra vacanza. Breve. Breve, sì, 2 giorni, una notte. Comunque sì, alla fine qua mi sa che concluderò il vlog. A meno che debba aggiornarvi con qualcosa che mi succede in aeroporto, spero di no. Comunque dai, vi consiglio Berlino, è una città molto facile anche da girare. Tipo adesso che era la seconda volta che passavo, avevo già memorizzato tutte le zone. E basta, quindi volevo solo dirvi questo. E spero che vi sia piaciuto questo video, che vi abbia intrattenuto piacevolmente. Tutto quello che ho detto e ho fatto, l'ho fatto spontaneamente, nel senso senza secondi fini, senza fini. Insomma, non l'ho pensato, è tutta roba spontanea, quindi spero che apprezziate quello come se voi foste state qui con me e stati, perché so ci sono anche alcuni uomini che seguono il canale per i loro motivi personali, insomma. Sono più cari qua i telefoni, non venite. Huawei P30 Pro 689 euro, caboia. Huawei ci dà dentro un sacco quei prezzi. Vabbè, io ho l'Oppo. Niente ragazze, spero di avervi appunto fatto compagnia. Sì, beh, nel senso non dovrei aver più niente da farvi vedere. Nel caso faccio già i saluti. E ci vediamo. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere in qualche modo, mettetemi un like, pollice in su, quello che volete voi, insomma, io odio dire questa cosa, però lo dicono tutti, quindi pollice in su, fate girare il canale ai vostri amici, fate pubblicità al baule, soprattutto alla boutique che mi interessa di più che al canale, che non è che me ne freghi più di tanto lì, cioè se arrivano bene, se non arrivano pazienza. E noi vi salutiamo, saluta Antonio, ci vediamo, vabbè, avete sentito i commenti, poi noi almeno abbiamo il film da guardare sull'aereo, tutto ciò ha uno scopo. E carino questo centro commerciale, boh, c'è un bordello. No, basta mangiare.
una volta che brucio le calorie camminando. Questo è il centro commerciale. Ci vediamo nel prossimo video. Se non succede niente, tipo che mi fermano in aeroporto come ieri, l'altro ieri, ieri mattina, che mi hanno... Sì, sembra che è passata un'eternità da ieri. Mi hanno fatto togliere i Dr. Martens e io gli dirò: guarda che io ho degli stivali dorati nella valigia, ma per chi mi hai preso per una malintenzionata? Ma va a cagare. Niente ragazzi, ancora Mac, anche Mac è super presente qua a Berlino, un po' tipo Starbucks. Claire's, c'è anche Oreo, quella, non entreremo. Ah, potevo prendere il liquido della sigaretta, Simone. Vabbè, sigaretta elettronica tedesca. I am, parfum gigante, Quentin, The Body Shop. Ma ci sono un po' di negozi che io non conosco. Io lo so, di The Body Shop. Buono? Calcedonia, Italia presente. Come vi dicevo, gli italiani si riconoscono da lontano un chilometro, anche se io non sembro molto italiana, perché anche a Milano mi chiedevano se ero italiana quando avevo le trecce viola. Italian, Daniel Wellington anche presente al mononegozio, negozio monomarca, Mango. No, ormai gli stivali li ho presi, non posso più comprare un altro paio, se no mi ammazza. Mia mamma mi uccide. Io guarda che io t'ho creato, io ti posso distruggere. Io sono nata molto prima, 7 anni prima. Sono una donna più di mondo. Devo caricare il telefono. Ok. C'è anche Kiko Milano a questo centro commerciale. E stiamo aspettando che poi tra poco ci dirigeremo in stazione per prendere il treno per l'aeroporto. Vado a spiare Kiko. Andiamo a vedere Kiko. Cioè io tutti i negozi proprio che posso trovare. Oh no, c'è anche Zara. Aspetta che vado a dire alla mamma. Mamma, posso andare da Zara a vedere? Dai, qua non comprare niente. Come? Non comprare. Paghi te. Non puoi. Parolacce. Non gliele ho insegnate io. Sapete che io non sono una donna che dice troppe parolacce. Adesso voglio dire da Kiko cosa sia qua, il 70%. Comunque Kiko è super affollato. Io vado, sono appassionata di terra e di blush. Oh no, il shadow palette, 3 euro. 3 euro. Vabbè, però sono colori che ho visto e rivisto. Ah! Sono io l'unica che va a cercare sempre le cose al 70%. Nei saldi, cioè fino al 70%, una cosa al 70%. I saldi non si smentiscono mai. Adesso voglio proprio guardare. No, in realtà voglio andare da Zara. Ma comunque c'è un casino. Vabbè, l'unica cosa, 3 euro con la palestra. Comunque guardate che affollamento che c'è. No, scappiamo, voglio andare da Zara a vedere se ci sono. Perché le ragazze su WhatsApp, sul gruppo del baule, quindi non quello dello shopping ma l'altro, ho fatto la coda malissimo. Vabbè, mi dicevano che c'erano dei ribassi forse da Zara, comunque ho letto alla veloce, per cui spero di non trovare un paio di scarpe. Se no mia sorella, mia mamma. Oddio, no, ma è gigante, cioè guardate. Enorme. Già. Oh no, non andare in quello di Zara. Non andare da Zara. Non andare da Zara. Sto andando. Vabbè, c'era tipo il richiamo della foresta. E io da Amazon, quale sono, non potevo non andare. Oddio, adesso ho visto una pelliccia tipo marrone, tipo stile orsetto peloso. Bello? No, vabbè, qua... Vediamo quanto è qua. 49, rosso ce l'ho. Non posso, cioè se con qualsiasi cosa compro la devo tipo indossare, perché non ho più spazio. Spero di non vedere delle scarpe in sconto, perché io ho l'attrazione per le scarpe in super saldo. Magari anche carine. Mi servirebbero anche i jeans, che è la cosa che mi interessava di più. Però... Beh, venitemi addosso senza chiedere scusa, eh. Però cioè, è impossibile che io possa prendere i jeans, anche perché uno li devo provare. No, che bella. Non dovevo venire da Zara. Questa mi piace però. Thank you.
bello anche questo verde. Tra l'altro c'è un casino, ma un casino della Madonna proprio, eh? Un casino, casino, casino. Stile boh, bello, bella questo foulard. Belli questi, mi servirebbero per i capelli. Vabbè, 3,90€, sono ancora cari però. No, questi erano quelli che piacevano a me. Oh no, c'hanno pure il tacco però. Tra l'altro la gente penserà che io sono folle già con le trecce e penseranno male a prescindere da qualsiasi cosa. Però mi sentono parlare da sola, però non capiscono quello che dico. Magari sembro matta che parla da sola. Vabbè, fatta pazienza, tanto non mi conosce nessuno qua. Forse. La perdizione. Comunque i prezzi mi sembrano più bassi che da noi. Vabbè, che forse appunto hanno fatto i oh no. Giuro che se trovo un paio di scarpe le indosso. Che belle anche queste. Magari saranno numeracci 38, vabbè, non è un numerazzo. Questi potrebbero piacere a voi amiche del canale che usate le scarpe basse. Più che altro mi sa che c'è casino. Mi sa che ci sarà casino. Oh no. Bella anche questa. Non è da me però. Sembro una che compra magliette, t-shirt, non le compro mai. Forse questa è la mia prima t-shirt. Io vado a vedere le gonne che è meglio. Dico magari c'è casino. Magari c'è casino alla cassa, non posso neanche andare a fare la fila. 19,90. Bella anche questa, con la balza sul fondo, 7€. Mi piace. No. No dai, non comprerò questa maglietta. Non è da me, la lascio giù. Io voglio solo sapere dove sono i tacchi, 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 tacchi. I taccazzi, che bello anche questo, abito, camicia. XS però. Non ci stiamo dentro. Magari perdiamo l'aereo. Mia sorella mi uccide se perdiamo l'aereo. Un po' di tacchi. Comunque ragazze, è una Zara molto disordinata questa. Oh Dio mio. Però è gigante, magari avercela io dalle mie parti così. Quella è la fila per andare alle casse, quindi. O no? Cioè, le file per la cassa sono tutte qua? Belli anche questi cerchietti qua. Cioè, queste sono le file per andare alla cassa? Cosa? Sto per svenire. Cioè, scusate, la fila per la cassa? Cioè, no. Dura fino a lì. Cioè, tutta fino all'info. Cioè, tutta questa fila qua fino in fondo è per pagare. Spero che voi mi sentiate. Quindi io abbandono la nave. Oh no, ancora oro. Mi sa che mi tocca abbandonare la nave. Che belli, 36, meno male. Oh no, però andrò a vedere lo stesso i tacchi. Ma non si può fare la fila un'ora. Cioè, ma ci sono davvero così poche casse? Cioè, la fila un'ora per pagare da Zara. Io sono sconvolta. Tipo queste le prenderei. Queste le prenderei subitissimo. Mannaggia me. Oh, pure argento. No. No, però non si può fare la fila così, eh. Ma stiamo scherzando? C'è una... No, c'è una fila interminabile, ragazze. Non è possibile, assolutamente. Cioè, non si può. Non si può fare questa tappa dai... Cioè, è impossibile. Poi c'è ancora una... Ah, qua c'è forse la nuova... Cioè, non si può.
ma sono state 100 persone in coda, che io già dai nostri Zara, tipo Oreo così, quando ci sono già tipo 10 persone alla cassa, mi sembra già che ci sia la ressa. Cioè, ma stiamo scherzando? No, no, troppo casino. Non si può. Non si può. Meglio così, perché veramente le scarpe dorate le avrei prese. Vabbè, ci saranno anche da noi. Le avevo viste in realtà, però erano ancora, mi sembra, 29. Adesso le hanno abbassate a 19. Vabbè. Adesso vado da mia sorella a dargli la lieta notizia. Ragazze, le toilet qui del centro commerciale, sono andata a fare la pipì, perché ovviamente, cioè, da stamattina che non facevo la pipì, io sono un po' difficile a fare la pipì. Praticamente 50 centesimi costano, cioè devi pagare, e c'è l'asciugatore, vabbè, bagni abbastanza puliti. Io sono andata dopo mia sorella perché sono un po' schizzinosa, boh, non lo so, sono molto pratica di queste cose. Praticamente c'era l'asciugatore per le mani Dyson, ecco perché fanno pagare. E tipo, in un giuro, è la prima volta che quel robi lì che spruzzano aria mi ha asciugato la mano, le mani in 5 secondi. Cioè, Dyson, secondo me, top. Io non ho nessun prodotto Dyson, però, cioè, non ho mai avuto le mani così asciutte in un secondo. Di solito quei cosi lì ti lasciano sempre le mani bagnate. Pazzesco. Ecco, vedete ragazze, è uscito il sole. Ragazze, sto bevendo questo caffè allungato to go. Da noi peccato che non facciano questo servizio. Mia mamma e mia nonna mi hanno portato la cioccolata to go, praticamente take away. Mi hanno fatto pagare 60 centesimi per la confezione, tra l'altro senza il tappo, quindi per il bicchiere di plastica, di carta. Vabbè, per la cioccolata arrivata, però insomma, da noi proprio non si usa per niente. Da noi, nel senso dove abito io almeno. Questa è una sorta di caffè americano, siamo andati tipo in un kebab, c'era fuori il cartello espresso. L'espresso era buono, però, per essere in Germania, dico la verità. E questo, buona roba allungata, si lascia bere, diciamo, però io perché amo le cose senza zucchero, e senza zucchero ti accorgi se è decente o meno. Vi dirò che non è malaccio, tutto sommato ne ho bevuti di peggiori dalle mie parti, molto peggiori. Si lascia bere, dai. Ragazze, eccoci arrivati al Duomo, che è questa struttura imponente, molto bella, però purtroppo siamo contro luce, quindi si vedrà poco o nulla. Non voglio portarvi via al ristorante. Vediamo. Ok, comunque va bene. Una in linea di massima, un'idea ve la siete fatta. Bello, 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 bello. Carino. Ecco ragazze, qua lo vedete così con il ponte. Vabbè, poi questo è il passaggio, ci sono veramente un sacco di turisti. Cioè, almeno questa penso che sia una strada turistica. Noi ieri siamo andate per mercatini vintage e lì di turisti non ce n'erano. Lì è mia sorella che sta fotografando. Da quella parte qua, che bello, molto bello. Meglio di qua? Le foto? Vabbè, poi tutta sta gente che fotografa. E i video non li fa nessuno. In realtà è meglio fare video, che almeno ti resta il ricordo più, boh, più vivo, più vivibile. Non so da dove arriva questa musica. No, ci sono i cavalli con la carrozza. Non mi piace lo sfruttamento di animali a scopo umano, cioè per divertire l'uomo. È una cosa proprio che non sopporto. Comunque ragazze, dicevo ragazze prima, ho carezzato un cagnolino. Ero troppo in astinenza dai miei. E c'era un cucciolo, io mi sono messa a parlargli in italiano e lui capiva quello che gli dicevo. I cani sono troppo avanti. Sono la figlia
di Bob Marley. Ecco qua, penso l'entrata. Giù là c'è qualcosa, tipo un museo, un altro tipo di monumento. Basta, la polizia, la polizia. Si può entrare? No entry con le valigie. Dove le metto, scusa? Non entreremo, chi se ne frega. Me proprio. Andiamo a vedere il parco, dai. Che giù là c'è qualcosa delle bancarelle. Ci avviciniamo. Vedete che qua non ci sono... Sì, non ci sono strisce pedonali. Ah, c'è qualche manifestazione per quello che c'è la polizia. Noi ovviamente non capiremo nulla di quello che dicono. E qui c'è tipo questo parchetto, parco, molto bello. Non so cosa stanno dicendo, però giù là ci sono tipo delle bancarelle. Speriamo che ci sia qualcosa. Ecco qua il monumento. Se non ci fosse la gente sarebbe super fotografabile. Eccolo qui, ragazze, dal dietro. Traducete, ragazze, che sapete il tedesco, quello che sta dicendo il tizio. Meno male che è uscito un po' il sole, che c'è su un'aria, ma... Andiamo a vedere con le bancarelle giù là. Ti sto riprendendo, sei scurrile. Ragazze, ci stiamo dirigendo verso questo Berlino Art Market, che sembra un mercato artistico. Adesso vediamo com'è, vi faccio vedere, posso farvi vedere la mia faccia. Eccolo, Berlino Art Market. Sono curiosa di vedere cosa c'è, se c'è qualcosa di interessante, di artistico. Qui c'è un monumento, vediamo un po'. Eccoci arrivati al Berlino Art Market, dove ci saranno probabilmente delle cose tipiche berlinesi, boh, immagino, magliettine, quadri calamite, carine queste qua, quei gattini anche per fare dei regali, pesci, in tipo in vetro, borsette, gioiellini. Dov'è? No, che belli! Che belli questi! Il cane. Il cane. Il coniglio pesce. Strani. Che roba allucinante. Cappellini. Ciao! Gabbianello, che è molto bello. Ah sì, andiamo a riprenderlo. Guardate che meraviglia. I pennuti del mondo. È che è incazzato. Va bene, voleva essere disturbato. Sì, ma stamattina dopo di quella, abbiamo il film da vedere quando siamo sull'aereo, così non ci annoiamo. Questo film, così me lo guardo una volta, non me lo guardo più, vedere se ho detto qualche minchiata. E niente, continuiamo, ma boh, non è niente di bello in realtà. Vabbè, è carina l'idea, però le cose che propongono, vabbè. Andiamo a vedere i gioiellini, costose tra l'altro, per essere mercatini, perché costano così cari. Carine queste collanine. E sapete che io, e le vendono anche perché sono abbastanza svuotate. Sapete che io sono molto sincera, quindi quello che devo dire lo dico. Calamite, abbiamo già dato. Una per 15 euro, quindi vuol dire che ho fatto un affare prima a pagarla 4. Dopo ho trovato la bancarella che le vendeva a 2 euro. Vabbè. Io l'ho pagata 4 euro in stazione perché devo farmi sempre fregare. Non la compro. Per te. La mettere sul frigo. Ma te glielo do io a tua mamma. Tua mamma, che è anche la mia. Però è tua madre quando parlo con mia sorella. Devo prendere qualcosa al mio moroso, ma... Sono tirchia, non voglio prendergli niente. No, scherzo. Se gli piacesse la birra, gli regalerei questa. Gli prenderò una magliettina, dai.
Quale sceglietela voi per Simone, che cosa gli posso regalare? Poi lui odia le t-shirt così, cioè... Non so se riesco a trovare qualcosa di idoneo. Perché lui non è molto di quelli che amano questo genere di magliette. Non beve, non gli piace la birra. È molto difficile. Lo so, ormai è andata. Volevo prendere una maglia, ma quale? Non gli piacciono le stesse t-shirt, qua lo conosco. Questa, l'unico, l'unica. Medium. 12 euro. Sapete quante cose compro io con 12 euro? Finisco il giro, poi vedo, dai. Posso prendergli quella magliettina di Bordeaux con scritto Berlin. No, lui non ama molto queste cose. Dai, la coppola. La coppola. Che poi non sono coppole, a dire il vero. Sì, volevo prendergliene una vintage, ma le coppole vintage sono minuscole praticamente, quindi... vabbè, gli prenderò qualcosa. Non posso arrivare a casa mani vuote. Pipì calze lunghe. Joker. Shopper 25 euro. Se fosse uno tipo rock and roll, così gli regalerei una maglietta, quelli lì che suonano la chitarra, insomma. No, io scelgo sempre degli uomini difficili. Degli uomini, un uomo. Stranger Things. Ma sì, dai, simpatiche queste cosine. Boh, io farei scelte di tessuto diverso, però vabbè, io. Se no, poi ci sono queste. T-shirt personalizzate. Gli ne regalo uno con la donna nuda, secondo me gli piace di più. Vabbè, oppure gioielli. In realtà potrei prendergli anche un bell'anello, però... Vediamo che prezzi ha. 39 euro. No, sono tirchi, non posso spendere così per un souvenir, dai. 40 euro per un souvenir. Finito? Ah. Boh, Simone, mi sa che non gli comprerò niente. Ma no, ma non gli piacciono lì quelle cose lì. Servizio fotografico, ragazza. Ci sono anche delle spose. Degli sposi, ma non so se sono veri o finti. Per me sono finti. Uno e due. Sì, per me stanno facendo dei servizi fotografici. Poverina, chissà che freddo. Speriamo che la paghino bene per essere... Per essere così al freddo in canottiera. Forte. Forte. E se non sono autorizzata, tanto sono... Bella questa colonnata. Non ve l'ho fatta vedere prima perché ero in pigrizia. Comunque era un signore che suona la fisarmonica. È piacevole sentire la fisarmonica in questi posti. Ah, di là c'è ancora il Duomo. Quello giù là. Mi fa venire in mente Parigi, la fisarmonica. Prima o poi andrò anche a Parigi. Se riesco ad andare con Simone a Parigi, penso che gli possa piacere. Berlino meno, in realtà. Però a Parigi sì. Mi sento un po' con l'allure parigina nel sangue. Come mai è così immobile? Ragazze, vi presento un nuovo amico berlinese. Questo bello uccellino. Non avere paura di me, tesoro. Spero che non riesco neanche a vedere se lo state prendendo. Ciao!